tutorial avanzato che ha lo scopo di spiegarti, come posso dire, una lavorazione un pochino più complessa delle solite che abbiamo visto fino adesso. Nella fattispecie la lavorazione invece è su questa spada. Questa spada è naturalmente ancora da colorare, siamo solo a livello di plastra azote, quindi di lavorazione di scultura, diciamo così. Come vedi, praticamente che cosa ho fatto su questa spada? Ho creato un effetto, diciamo così, fiamme. Il briefing era: fai una cosa tipo che sembrano delle fiamme con dei volti che bruciano tra le fiamme. Idem il pomolo della spada ha questa lavorazione di fuoco. Stessa cosa sulla punta. Visto così, potrebbe sembrare una cosa difficilissima da realizzare. In realtà non è così difficile, nel senso che se si conosce la tecnica per realizzarlo, ci si rende conto che, certo, è una lavorazione avanzata e richiede un po' di manualità, ma non è assolutamente una cosa stratosferica. Adesso vediamo come fare questo effetto. Devo riprodurre questa cosa sul pugnale, perché questo è un set di armi, quindi ho fatto la spada e ho tagliato il mio pugnale. Non è di polistirolo, ma è plastazote bianco. Tu sai che il plastazote può essere sia nero che bianco, che rosso, può essere in mille colori, in questo caso è bianco. L'ho comprato di questo colore perché mi era un po' più comodo, in quanto gli si può disegnare sopra col pennarello e si vede quantomeno che cosa fai. Io ho fatto un pugnale senza anima, quindi non c'è dentro stecca di vetroresina, a differenza del tutorial sul pugnale che troverai qua sotto, perché l'ho tagliato direttamente da un foglio da 3 cm e in questo modo può essere utilizzato anche come arma da lancio. Tagliata la forma generica, sagomata un attimino con il cutter, la forma io l'ho tagliata con il termocut, il solito strumentazzo che taglia col filo. Tagliata, sagomata, a questo punto siamo pronti per attaccarci sopra i pezzettini. Perché attaccarci sopra i pezzettini? Perché per ottenere questo effetto non è altro che un'applicazione di cose. Io mi sono già preparato, sempre con il termocut, una serie di pezzettini molto sottili. Ho tagliato tutti questi pezzettini a caso, naturalmente, cioè ho fatto un po' di sagomatura che mi aiuteranno a creare l'effetto fiamme. A questo punto i pezzettini li devo andare ad attaccare qua. Quindi che cosa faccio? Non uso il bostick. Perché non uso il bostick? Per il semplice fatto che siccome poi dopo, una volta attaccati, dovrò lavorarci sopra ulteriormente con il pirografo, quello a gas, il bostick crea una patina appiccicosa che impedisce al pirografo di lavorare bene. Quindi devo attaccarli in un altro modo. In che modo? Con la heat gun. Ripeto, essendo una lavorazione avanzata, richiede necessariamente degli strumenti. È necessaria la pistola a caldo, questa. È necessario avere un pirografo di precisione, quindi un pirografo con una punta molto molto sottile a gas, quindi molto più potente del normale pirografo elettrico. E sicuramente è necessario anche avere un termocut. Detto questo, iniziamo a incollare i pezzi. Come faccio? Semplicemente scaldo la parte tenendolo la heat gun ha una posizione 1 e una posizione 2. La posizione 2 è abbastanza pericolosa perché veramente brucia, fonde. La posizione 1 scalda solo. Io la tengo sulla posizione 1, mi metto abbastanza vicino e aspetto di vedere che il plastazote si stia leggermente sciogliendo. A un certo punto gli metto vicino anche il suo pezzettino più piccolo, in modo tale che cominci a scaldarsi per benino. A questo punto lo appoggio e già lui aderisce, come puoi vedere aderisce. Naturalmente aderisce quel pezzettino lì, vado avanti, a questo punto devo solo andare avanti. È chiaro che è un lavoro di pazienza. Se proverai a fare questa cosa ti renderai conto che il plastazote diventa molto adesivo quando si scioglie. Io ho già in mente che cosa voglio fare, quindi non è che li sto attaccando a caso, però diciamo che comunque è una cosa abbastanza casuale, cioè si mettono un po' così. Diciamo che la mia idea è quella di far partire le fiamme da qui, farle andare
qui da questa parte e da quest'altra parte, e qui sopra lasciare lo spazio per attaccare una faccina urlante in mezzo alle fiamme. Naturalmente questa è l'impugnatura, quindi le fiamme dovranno finire qui, e questa è la lama, quindi più o meno le fiamme dovranno finire qui. Ti dirò di più, le metto qua anche perché, essendo questa la parte più debole di questo pugnale, in questo modo vado a irrobustirlo. Adesso che questo è attaccato, dovendone attaccare uno vicino, è chiaro che io vado a scaldare ancora qui, quindi oltre a scaldare il pugnale, in realtà sto anche sciogliendo un attimino quel pezzo qua, quindi ti esorto a non esagerare, cioè non fonderglieli sopra, usa un po' di calore ma non scioglierglieli, perché dopo dovrai ancora andarci sopra col caldo, e quindi se alla prima incollata sono già sciolti, alla seconda scompariranno, un lavoro inutile. Perché sta roba qui li volatilizza, se tu stai lì un po' si volatilizzano. Quindi io adesso faccio la stessa cosa di prima. Bene, un po' di pezzettini sono stati appiccicati, come vedi gli ho dato questa forma. Naturalmente adesso i pezzi neri sul coso bianco sono una schifezza, dopo li faremo diventare delle belle fiamme, per il momento sono solo dei rilievi. Diciamo che in generale la tecnica migliore per scolpire è proprio quella di aggiungere pezzi grezzi che poi dopo vengono lavorati a caldo, quindi io adesso ho aggiunto dei pezzi grezzi e dopo li faremo diventare delle fiamme. Immagina con un po' di fantasia naturalmente che poi tutto sarà colorato dello stesso colore e quindi non ci sarà più questo contrasto bianco e nero così evidente, così forte. Ora, arrivati a questo punto, devo fare la parte di qui, però prima voglio mettere una faccina qua sopra. Ti ricordi che si diceva prima, facciamo una faccina che urla in mezzo alle fiamme, faccina che io più o meno ho già intagliato. Che cos'è che ho fatto? Ho preso un pezzo di plastazzate bianco e con l'aiuto del Thermocut, quindi sempre il nostro attrezzino con il filo, l'ho scolpito quasi come fosse un profilo umano, quindi la fronte, l'occhio, il naso, la bocca. L'ho scolpito in maniera naturalmente estremamente grezza, perché in realtà poi dopo lo scolpirò con il pirografo. Dopo gli ho dato questa forma qui perché ho questo spazio a disposizione che si allarga, si stringe, si allarga. Questo andrà a incastrarsi in questo modo. Quindi adesso io questo sono già pronto ad attaccarlo. Per poterlo fare dovrò togliere qualche pezzettino di fiamma in più che ho aggiunto, quindi dovrò togliere questo pezzo che vado a eliminare. Come vedi la fiamma, il caldo ha appiccicato pesantemente il plastazoto, per cui adesso si tratta veramente proprio di scavarlo via, ecco. C'è questo pezzo in più. Preferisco mettere i pezzi a caso e poi dopo toglierli in modo tale che poi si incastrino bene. Ok, una precisazione importantissima. Io adesso sto facendo queste cose a volto scoperto perché devo parlare, devo spiegarti. Però mi raccomando, importantissimo, mai lavorare il plastazote a caldo senza una maschera a filtri. Ok? Perché il plastazote è assolutamente tossico, siccome quando lo si lavora a caldo con la heat gun, ma soprattutto ancora di più con il pirografo che fa proprio il fumo, vedrai dopo, respirare il fumo è assolutamente tossico, per cui questi lavori si fanno sempre con una maschera con filtri attivi. Significa una maschera della 3M, costa dai 30 ai 50 euro, è una mascherina a mezzo viso, quindi che copre il naso e bocca, ha due filtri applicati qua, è anche abbastanza figa, per cui puoi anche gasarti con quella mascherina lì. Ti protegge dai fumi, quindi importantissimo mai fare queste cose senza una protezione, perché sono tutte cose tossiche. Andiamo avanti, a questo punto io posso appiccicare la mia mascherina, come vedi non è che combacia perfettamente col pugnale, cioè qui sporge, no? Ma non me ne frega niente, perché a caldo la farò aderire e poi la lavorerò, voglio che faccia questo. Per cui come prima scaldo la parte, lo scaldo parecchio, molto velocemente, perché così come si scalda si raffredda anche molto alla svelta. Faccio aderire premendo bene. Sarebbe stato meglio scaldare anche la maschera, ma non sapevo come fare a farlo, per cui va bene anche così, perché poi dopo comunque con la lavorazione col pirografo andrà comunque a compenetrarsi con il pugnale. A questo punto la mascherina è attaccata, io adesso a caldo ne modifico la forma,
Adesso mi preoccupo di fare aderire bene la mascherina al pugnale, per cui dove vedo che non è attaccata bene bene, vado lì. Bisogna essere un po' veloci, bisogna essere un po' veloci, scotta. Nel senso che si raffredda subito, per cui va messo in posizione e tenuto lì. Quando molli, la differenza, vedi, prima era così, adesso è così. Ho un po' esagerato, infatti non so se si vede, ma sta fumando. Aia. Va bene che sia un po' deformata, perché dovendo essere un viso che si contorce tra le fiamme, deve essere un po' tutto storto, deve essere un po' tutto così, no? Aia, cavacca. Ok, vado avanti con le fiamme, stavolta dalla parte di qui. Ho finito le striscioline, per cui devo tagliarne ancora qualcuna, quindi ti faccio vedere come si fa a tagliarle. Quindi Thermocut, filo abbastanza teso perché sennò e poi niente, certo, ovviamente temperatura se sempre al massimo, il filo diventa incandescente e a questo punto tagli a caso, totalmente a caso. L'importante è che siano striscioline un po' sagomate. È una cosa abbastanza veloce da realizzare. Anche qui, perfetto, spaccato il filo. Bene. Si vede una cosa che succede una marea di volte. Infatti no, non a caso c'è un rocchetto di filo. Proprio perché ovviamente il filo si rompe molto spesso. Soprattutto se lo tieni teso, si rompe molto spesso. A questo punto purtroppo quando il filo si rompe poi devi ricominciare, perché è impossibile riprendere da dove ti eri fermato. Quindi bestemmioni quando si rompe che stai tagliando qualcosa di molto preciso. In casi come questi invece vabbè, chi se ne frega. Le striscioline tagliate così hanno lo scopo di simulare un po' la casualità dell'andamento delle fiamme. Ah, ecco, non ho detto che sto lavorando su uno spessore di 5 mm. Andrebbero meglio ancora su uno spessore di 3 mm, andrebbero ancora meglio. Diciamo che per fare tutte le finiture particolari, i dettagli sottili, il plastatore da 3 mm va da Dio, è spettacolare. Ne incolliamo ancora qualcuna. Alcune le faccio anche sovrapporre, le faccio sì che vadano una sopra l'altra. Ogni tanto gli do una schiacciata quando è caldo, giusto per farle aderire bene. Quindi qui va impugnato, per cui non posso andare troppo in là, magari ne aggiungerei ancora uno qua. Qui magari, sì. Ne mettiamo ancora uno qua sotto. Che qui è un po' vuoto, c'è un po' un buco, e naturalmente questa parte è una parte dovuta alla tua sensibilità, cioè sei tu che dovrai poi decidere che cosa vuoi fare. Come vedi ci vuole parecchia pazienza, tutte queste lavorazioni così particolari sono lavorazioni che richiedono naturalmente molta 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 pazienza. Se sei un frettoloso lascia perdere.